Grazie all'affiliate marketing ho potuto guadagnare diverse migliaia di euro e quindi in questo video voglio raccontarvi un po' come potete iniziare anche voi. Sì, lo so, già ho portato un video su questo argomento, però ho notato che molte persone vogliono iniziare ad affacciarsi a questo mondo e quindi ho voluto fare questo nuovo video dove voglio condividere con voi le mie conoscenze e quello che ho imparato, fornendovi anche dei consigli pratici che possono esservi utili anche per dei spunti di riflessione e per prendere magari qualche iniziativa. Per farvi capire con un esempio pratico che cos'è l'affiliate marketing in modo davvero molto semplice, no? Allora, andiamo a vendere un prodotto di qualcun altro e possiamo guadagnare una commissione su quel prodotto venduto. Molte aziende mettono a disposizione un link personalizzato. Ogni volta che promuoviamo questo link e qualcuno compra utilizzando il nostro link, appunto il nostro link personalizzato, noi riceveremo questa commissione. Il concetto è chiaro. Uno dei programmi più conosciuti è proprio quello di Amazon. Amazon, come sapete, mette a disposizione un programma di affiliazione, quindi vi genererà un link, voi potete vendere qualsiasi cosa. Quindi, ad esempio, un esempio anche banale, prendo questo link, lo invio a mio fratello acquista tramite il mio link, con il suo profilo Amazon naturalmente, io guadagnerò una commissione. Esempio banale, no? Però è giusto per farvi capire il concetto. La percentuale di commissione varia in base alla tipologia, di prodotto, perché ad esempio le attrezzi per la casa hanno, una commissione, la tecnologia elettronica, eccetera, ne hanno un'altra e così via. Come possiamo sfruttare questa cosa? Esempio banalissimo che già avevo fatto in passato. Iniziamo a fare video su YouTube riguardanti magari ecco delle recensioni di prodotti tecnologici che sono su Amazon, ma tanto ormai su Amazon c'è tutto, quindi qualsiasi cosa la potete trovare anche su Amazon. Faccio una recensione di alcune cuffie, magari posso anche andare a vedere i trend del momento. Ad esempio ci sono delle cuffie che ultimamente stanno prendendo piede, vengono vendute, eccetera, eccetera. Le persone magari vanno a cercare su YouTube le recensioni, no? Se noi abbiamo un canale, magari andiamo a recensire queste cuffie. Quando l'utente cercherà su YouTube questa cuffia, troverà magari il nostro video. In descrizione al video stesso noi possiamo andare ad inserire il link per acquistare le cuffie, il nostro link personalizzato, che li rimanderà su Amazon, però appunto è il nostro link, quindi quando loro poi acquisteranno queste cuffie, a noi ci arriverà la commissione. Figo, no? Questo pensatelo per tantissimi video, quindi se voi avete un canale di recensioni tecnologiche, ci potete avviare anche sopra un bel business, no? Se vi state domandando, Davide, ma ci dici queste cose perché non l'hai fatto tu? A parte che l'ho fatto, quindi se andate a vedere qualche video in passato ho anche fatto delle recensioni tech e in futuro potrà capitare qualche altra recensione. Non è il mio core business, ma l'ho fatto. Potete decidere poi di farvi pagare direttamente sul vostro IBAN, quindi con un bonifico, oppure se farvi dare un buono Amazon. Io personalmente, visto che le cifre non sono così importanti, mi faccio dare i buoni Amazon. La cosa buona è che il guadagno è ricorrente, oltretutto che possiamo farlo per più video. Se andiamo a fare delle recensioni che magari vengono cercate nel tempo, noi per tutto quel periodo ci è bastato fare il video su quel prodotto una volta e quel video verrà trovato dalle persone, le persone acquisteranno, eccetera, eccetera, senza che voi dovrete più fare nulla. Cioè, nel senso, dovrete fare altri video, ma per quel video siete ok. Siete ok fino a che quel prodotto continua ad essere ricercato. Se quel prodotto un giorno non viene più commercializzato o comunque perde di interesse, fine. Però, insomma, potrebbe durare un bel po'. Vi sto dando dei spunti interessanti, alla fine è proprio questo quello che voglio fare. Voi potete prendere queste mie, diciamo, conoscenze, che non sono solamente mie, ma le conoscono molte altre persone, però magari voi che state vedendo questo video ancora non ci avevate pensato o comunque ancora non eravate a conoscenza. Il mio consiglio è soprattutto quello di avere inventiva. Considerate che ci sono dei canali Telegram di offerte, ad esempio, che condividono tutte quante offerte di Amazon, canali da 100.000 iscritti, 200.000, 500.000, eccetera, eccetera. E voi provate a pensare solamente a quanto possono arrivare a guadagnare questi canali, no? Questi canali vanno a condividere le offerte di Amazon con il loro link di affiliazione. Idea geniale, idea semplice ma geniale. Personalmente, per quanto riguarda il settore dell'affiliazione, lavoro sia con Amazon che con altre aziende nel settore dell'hosting. Quindi hosting, ovvero spazi per i siti web, eccetera, eccetera. Lavoro soprattutto con support host e con SiteGround e che offrono delle commissioni importanti. Ad esempio, SiteGround offre 40 euro di commissione non ricorrente su ogni vendita che viene fatta, invece support host mi sembra un 20% ricorrente ogni anno, quindi un 20% di commissione in base all'hosting acquistato dal cliente. Vi basterà cercare affiliazione e hosting, ce ne sono davvero tanti che offrono delle belle commissioni, quindi magari potete farvi venire in mente qualcosa anche lì.
Ad esempio, molto tempo fa feci un video su una piattaforma che si chiama EasyWeed, che vi permette di creare in modo semplice un e-commerce per vendere online. È un servizio gratuito, ma anche delle versioni a pagamento, quindi offre anche un piano di affiliazione dove tu ti puoi iscrivere e puoi generare un profitto dalle vendite. Questo video intanto ve lo lascio qui in alto così potete andarlo a vedere. Oltre ad aver fatto tantissime visualizzazioni e quindi aver già generato un profitto dalle views di YouTube, ho anche inserito in descrizione il link di affiliazione, quindi ho guadagnato una commissione per ogni vendita fatta. E questa qui è anche ricorrente. Ogni volta che il cliente rinnoverà l'abbonamento, io riceverò di nuovo la commissione. Ok, siamo giunti al termine. Vi invito a lasciare un commento qui sotto per qualsiasi domanda. Lasciate un like al video se vi è piaciuto. Vi lascio qui la playlist delle idee di business, qui sopra il pulsante per iscrivervi al canale. Noi ci vediamo come sempre a un prossimo video. Ciao!